Buongiorno dal TG2000, in apertura andiamo subito in Medio Oriente, giallo sulla bozza di tregua accettata ieri di Hamas. Secondo Tel Aviv il testo sarebbe diverso da quello concordato. Intanto proseguono i bombardamenti sulla striscia di Gaza, almeno 8 i morti ad est di Rafah. La guerra della Russia in Ucraina. Putin ora ordina esercitazioni per l'uso di armi nucleari non strategiche. Dopo i colloqui in Francia, il presidente cinese Xi Jinping si impegna a non fornire materiale bellico a Mosca. Mattarella all'ONU, il presidente chiede di interrompere ovunque le spirali di violenza e si dice preoccupato per la proliferazione delle armi. Pace e sviluppo hanno destini incrociati, non può esservi l'uno senza l'altro, ha dichiarato il capo dello Stato. La politica, oggi alla Camera si vota il decreto missioni, confermate le principali congiunte con la NATO, soprattutto interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace ed in difesa dell'Ucraina, contrari i 5 Stelle. Oggi la Premier Giorgia Meloni sarà in visita ufficiale a Tripoli, lo si apprende da fonti libiche confermate da Palazzo Chigi. Sul tavolo la questione migranti, incontrerà il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba. La cronaca, a Matera ha arrestato un 34enne per traffico di esseri umani. La polizia, in un'operazione congiunta con le autorità slovene, ha scoperto che l'uomo avrebbe ricevuto ingenti somme di denaro per facilitare l'ingresso illegale in Slovenia di 11 pakistani. La strage sul lavoro a Casteldaccia in provincia di Palermo, i cinque operai sarebbero soffocati uno dopo l'altro, intossicati da idrogeno solforato man mano che entravano in un tombino. Oggi sciopero generale di 4 ore e di 8 ore dei lavoratori edili nella sola provincia di Palermo. Il caso Falcinelli, lo studente italiano arrestato con violenza a Miami. Sono letteralmente scioccata dalle immagini delle bodycam degli agenti, ha dichiarato la madre Vlasta. Hanno fatto una cosa disumana. Brutale aggressione a Varese. Una 37enne è stata sfregiata al viso mentre il padre di lei, 71enne, ha coltellato a morte per aver tentato di difendere la figlia. Ad agire un 40enne, ex compagno della donna, subito arrestato e già indagato per stalking. Nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le scosse più forti avvertite dai cittadini sono state di magnitudo 3.2 e 2.9. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone. In Brasile le forti alluvioni hanno piegato il sud del paese, il fiume Guaiva nelle scorse ore ha inondato il centro storico di Porto Alegre, la capitale della regione, ed altre città dell'area metropolitana. Sale ad 86 il bilancio delle vittime. Rinviato il decollo della navicella Starliner, il decollo avrebbe dovuto portare gli astronauti della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma è stato annullato ieri, 2 ore prima dell'orario previsto, a causa di un problema tecnico del razzo Atlas V. Oggi a Roma alle 10 nella sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti verrà presentato il report 2024 dell'Osservatorio sul giornalismo digitale. Nel documento si fa riferimento alle norme europee e alle leggi italiane sulle piattaforme digitali e l'intelligenza artificiale. A New York sono stati assegnati 15 premi Pulitzer, tra i media ci sono ProPublica, il New York Times, il New Yorker, Reuters e il Washington Post, premiati soprattutto inchieste e reportage sulle guerre e sulle migrazioni. E vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale può essere rivista sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente in tutti gli store. È tutto, vi lascio alla Santa Messa, l'appuntamento con l'informazione torna alle 12, vi aspettiamo, buon proseguimento di giornata.